Volevo partire da un fatto di cronaca recente, il caso di eutanasia di Dominique Velati, quella signora di cui hanno parlato i giornali e anche la televisione, mi pare, insomma, di cui anche ho visto un'intervista, la quale, affetta da una grave malattia, non so se proprio in fase terminale perché nell'intervista non sembrava proprio in fase terminale, ma comunque alla quale era stato prognosticato un tempo di sopravvivenza breve, decide di andare a morire in Svizzera. Io la notizia l'ho letta poco fa, l'ho letta dopo che è successa la cosa, quindi non l'ho vissuta prima. Ma quando l'ho letta e quando ho visto la sua intervista, ho provato un po' di disagio. Disagio non perché sono o sia contrario all'eutanasia in sé, ma per come avviene anche questo rito, diciamo così, più moderno di eutanasia al di fuori dell'Italia, e quindi per le complicazioni comunque nuove che si pongono perché questo succeda, e quindi anche per i tempi che questo meccanismo determina. La sentivo raccontare che intanto la cosa ha un costo, parlava di 12-13 mila euro, poi c'è tutta una procedura iniziale per cui si deve avere la conferma della gravità della malattia, di tutto il resto, poi c'è il viaggio e quindi anche il viaggio deve essere in qualche modo compiuto in una situazione in cui è possibile affrontarlo, insomma. Poi c'è il fatto che il malato deve essere consapevole, deve essere volontario, e c'è il fatto che il rito avviene attraverso una procedura, una somministrazione prima di un antiemetico e poi la somministrazione di una pozione velenosa, di cui non ho capito bene la composizione, che il malato deve in una stanza prendere, assumere da solo. E quindi non ci deve essere un intervento di terzi, insomma, il medico che procura l'eutanasia assiste al fatto, ma non può intervenire in qualche modo, perché altrimenti sarebbe lui a dargli volontariamente la morte, mentre deve essere il malato a procurarsela da solo, quindi con le sue proprie mani, insomma, bevendo lui stesso il bicchiere avvelenato. E poi verrà chiamato, quindi una volta deceduto, verrà chiamato il medico, avvisato la polizia, insomma, verranno fatti i riscontri del caso, ma chi ha procurato la morte non sarà colpevole di niente. Io ritengo che questa sia comunque una procedura complicata e mi veniva da pensare, no, al fatto che complichiamo sempre le cose semplici. Le togliamo queste cose da chi è direttamente coinvolto nella situazione, si delegano comunque ad altri. C'è questo passaggio, quello sempre di togliere un potere di autodecisione a qualcuno che è coinvolto, che è il protagonista della situazione, espropriarlo di un suo, chiamiamolo, diritto, per affidarlo a qualcun altro che decida per lui. In questo caso, insomma, è questa organizzazione, questo dottor Morte in Svizzera, insomma, che ha creato questa procedura e che la mette in atto. Mi chiedo, non sarebbe allora più semplice dare gli strumenti al malato, il quale nel momento in cui sente che non ce la fa più ad andare avanti, decide di farla finita. Sapere che si può porre termine, cioè che avvertire in noi la responsabilità di chiudere con la nostra esistenza, ovviamente per motivi gravi, insomma, per evitare le cerimonie terminali, no? Che ormai la società moderna esegue al capezzale del malato. Per evitare questo, le sofferenze, il prolungamento dell'agonia, tutto questo, insomma, uno potrebbe decidere autonomamente il momento in cui non ce la fa più e quindi assumersi questa responsabilità. Ma per fare questo
dovrebbe avere gli strumenti per poterla far finita, insomma. E questi strumenti, insomma, si tratta di disporre di una pozione, insomma, potrebbero essere facilmente a sua disposizione. No, questi strumenti gli vengono tolti e vengono affidati a una istituzione, a un'organizzazione. La cosa, insomma, se ci pensiamo bene, poi è patetica, perché chi vuole farla finita ed ha, come dire, dispone ancora delle sue gambe, delle sue mani, il mezzo lo trova. I suicidi non si contano, no? I suicidi ci sono. E la motivazione di evitare le sofferenze, il rituale di una morte assistita in qualche modo, prolungata, agonizzante, termine di una malattia inguaribile, anche queste possono essere contemplate nel novero dei possibili suicidi. E allora perché non dare a chi decide che non vuole affrontare una serie, una sequenza di eventi al termine dei quali non c'è sbocco, ma al termine dei quali ci sarà la morte, non dargli la possibilità di evitare questa sofferenza, questa umiliazione, questa d'assistere alla degradazione del proprio corpo. Viene da pensare che ci sia sempre un'opposizione alla libertà dell'individuo, no? Allora di fronte anche alla morte, no? Troviamo che ci sono individui che vorrebbero assolutamente vivere e che vengono ancora invece ammazzati nelle carceri dove si esegue la condanna a morte. Oppure individui che vorrebbero morire, ma che non possono morire, che devono lottare per poter morire dignitosamente, secondo loro. E quindi una duplice lotta, una per sopravvivere, l'altra per poter morire. Si nega invece la possibilità di poter decidere autonomamente, insomma, di rendere accessibile con facilità un modo di farla finita con una vita che non si è più in grado di reggere, con una vita che è destinata comunque a terminare, rispondendo a se stessi, perché in prima persona siamo responsabili della nostra vita. Siamo noi, siamo responsabili della nostra vita verso noi stessi, verso i nostri cari, ma fondamentalmente la cosa riguarda noi stessi, l'individuo, insomma, no? E siamo gli unici che siamo in grado e che abbiamo la responsabilità di decidere per noi stessi. Quindi perché non mettere a disposizione un metodo che può essere semplice? Nel caso che nessuno voglia o possa incaricarsi di essere l'esecutore materiale di questo atto, ma la possibilità, almeno darsi sì, la possibilità di procurarci da soli quei mezzi che possono essere in determinati casi molto particolari, molto disperati, che possono essere in grado di fare sì che noi possiamo provvedere a evitare tutte quelle fasi di una ultima estrema dolorosa agonia. Sembrerebbe la cosa più semplice, ma in realtà non lo è. E quindi su questo io credo che, come dire, potranno saltare fuori migliaia di obiezioni dal punto di vista legale, dal punto di vista. Ma a volte le cose semplici sono anche le più giuste, no? Io non credo che se si riprendesse il controllo della propria vita da questo punto di vista, si potenzierebbe la tendenza dell'individuo all'autodistruzione. Se noi siamo responsabili della nostra vita, insomma, in qualche modo sappiamo che abbiamo uno strumento che in un momento estremo è in grado di permetterci con rassicurazione, insomma, perché poi il dolore di fronte al termine della nostra vita è quello che ci spaventa di più, il dolore, la sofferenza, il dolore che non è solo fisico, insomma, è anche morale, anche vedersi costretti in una situazione da cui non, come dire, si è assolutamente umiliati, insomma, si è assolutamente dipendenti, insomma, tutta una serie di cose. Se avessimo noi gli strumenti per risolvere questa cosa, ne faremo un uso molto, molto parco,
Uno pensa sempre che questo non sia il momento peggiore, pensa sempre di poter andare ancora avanti. Insomma, il momento della disperazione vera è probabile che si raggiunga molto tardi, sicuramente più tardi di quando si va in Svizzera per ottenere l'eutanasia, perché l'impressione di disagio che mi veniva è di vedere questa signora che secondo me non era in uno stato assolutamente terminale, insomma, avrebbe potuto provare ad andare avanti ancora, se avesse avuto la possibilità di decidere lei il momento in cui farlo. E questo momento in cui farlo probabilmente sarebbe avvenuto più in là nel tempo. Non sappiamo di quanto. Magari in altri casi ci si può trovare in situazioni che potrebbero prolungarsi anche di molto, in cui il momento estremo, dell'estrema sofferenza, in cui c'è il solo rimedio di farla finita, sarebbe avvenuto più tardi. Avere in sé la possibilità di dominare questi strumenti, di maneggiarli, di utilizzarli autonomamente, senza questa grande complicazione burocratica e di costi, di viaggio, insomma, senza che comunque siamo espropriati da una possibilità che a pensarci potrebbe essere semplice, banale, insomma, no, il farmaco che ci dà. Ecco, dover subire tutto questo sia un po' come dire, un qualcosa che non ritarda, ma accelera la decisione. Al di là delle considerazioni sul caso singolo, al di là delle considerazioni legali, etico-religiose che circondano il tema della morte, personalmente io sono a favore dell'eutanasia. In una società in cui la morte viene nascosta, in cui il momento del trapasso viene prolungato, in cui le cerimonie terminali si prolungano spesso in maniera esasperante, in cui il soggetto moribondo è sempre più espropriato dalla sua possibilità di decidere su se stesso, dal fatto che gli viene spesso nascosto la gravità, la sua malattia. La comunicazione viene fatta spesso ai parenti più che non al soggetto moribondo. Quindi io sono per una morte dolce. Quello che più mi spaventa della morte, almeno personalmente, non è tanto il fatto di morire, ma è tutto quello che potrebbe precedere la morte. E da questo punto di vista, chi ha una morte improvvisa, tutto sommato, lo ritengo fortunato. Fortuna che non è sempre stata considerata tale, perché una volta morire di morte improvvisa era la disgrazia più grande che ti potesse succedere. Parlo di parecchi secoli fa. Si moriva sempre consapevoli, ma si gestiva la propria morte. Si moriva dando tutte le disposizioni, aprendo la casa alla presenza dei bambini, facendo della morte un rito semplice, perché la morte era un qualcosa di connaturale all'esistenza, alla vita, insomma, no? Si nasceva e si moriva. Adesso la morte è diventata un qualcosa che va rimosso, offusca un po' la nostra possibilità di felicità, di godimento continuo, di tutto quello che il mondo del consumismo sembra poterci offrire e dare, insomma, no? Questa idea di eterna giovinezza, eterna efficienza, eterno godimento. E quindi considero fortunati quelli che muoiono di morte improvvisa, che non si accorgono in qualche modo di morire. La morte c'è, per quello che mi riguarda. Non è che un passaggio, è un andare verso dove siamo venuti. Non ci ricordiamo di quello che eravamo prima di nascere, non sappiamo, non c'era niente. Questo sarà dopo. Questo passaggio in realtà è fatto molto di sovrastrutture, cioè l'immaginario gioca molto in come noi vediamo la morte, come noi immaginiamo quello che ci sarà dopo, come noi immaginiamo questo passaggio.
Più che sapere che si termina e sapere che tutto avrà una fine, la nostra vita intendo, quello che ci turba e che penso turbi anche molti di voi è quello che potrebbe succedere dal momento in cui si scoprisse di avere una malattia inguaribile al momento in cui avverrà il passo finale. Tutto questo è un qualcosa che, nonostante tutte le promesse di felicità, di lunga vita che ci fa la medicina, eccetera, è una cosa che sta dominando il nostro pensiero. Pensare che ci sarà un momento in cui succederà qualcosa e da quel momento non si potrà aspettare che la morte, in un clima di progressiva sofferenza, dolore, inabilità, dipendenza. Ecco. Questo processo ormai è diventato quasi connaturale nel nostro immaginario, per cui, come dire, pensare di evitarlo con una morte improvvisa potrebbe essere una liberazione. E quindi adesso ci auguriamo quasi una morte improvvisa, cosa che invece era il terrore di chi è venuto secoli prima di noi. Costumi, la mentalità cambia, cambia. Come affrontare questa paura? Appunto, sapendo, restituendo all'individuo che è, in questo caso sì, è il soggetto, l'oggetto, l'artefice del proprio destino, insomma, no? Ridandogli in mano, riconsegnandogli la possibilità di decidere il momento. Io so che se possiamo decidere il momento, in genere non lo anticipiamo, ma tendiamo a ritardarlo. Pensiamo sempre in ogni momento che, insomma, sì, in realtà forse un po' di più possiamo ancora aspettare, poi ancora di più prima di fare il passo estremo. Poi ciascuno di noi, insomma, elaborerà a secondo delle sue culture, delle sue predisposizioni, cosa succederà dopo di sé. Ma intanto questo passaggio potrebbe essere più dolce, soprattutto più il nostro potere di decidere il come e soprattutto il quando. E decidere questo quando potrebbe voler dire, secondo me, prolungare la nostra esistenza qui, perché sappiamo che abbiamo la possibilità. E nel momento in cui non ce la faremo più, potremo chiudere e di non essere sempre umiliati e dipendenti da decisioni altrui che magari con la nostra vita non hanno niente a che fare. Un saluto.